una delibera abbastanza semplice, tra virgolette, sotto il profilo del contenuto tecnico, che riguarda quindi l'espunzione dal piano urbano parcheggi del progetto campo di calcio d'estaccio, che era stato precedentemente attribuito tramite una convenzione firmata nel 2009 alla società Consorzio Romano Parcheggi. A seguito quindi di questa convenzione, nel corso degli anni sono sorti una serie di elementi che hanno poi portato a verificare lo stato di impossibilità di realizzare questo parcheggio, e quindi di fatto quando noi siamo arrivati qui in città abbiamo potuto verificare che quel campo di calcio era un campo di calcio completamente abbandonato e oggetto di grande degrado, quindi erba alta, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora, per cui abbiamo deciso di mettere mano a questa situazione in stretta collaborazione anche con l'assessorato allo sport e anche grazie ai lavori delle commissioni sia sport sia trasporti, per ideare una soluzione a questa situazione. Quindi diciamo che da parte trasporti quello che abbiamo fatto, abbiamo quindi di fatto dichiarato la non interesse a portare avanti il progetto di campo d'estaccio sotto forma di parcheggio, e questo è il motivo di questa espunzione. Parallelamente sono intervenuti anche gli altri assessorati, che poi chiaramente prenderanno la mano rispetto a questo intervento. Parliamo dell'assessorato all'ambiente, che si occuperà evidentemente anche delle operazioni di bonifica e di messa, diciamo, in qualche modo in sicurezza dell'area. Parliamo dell'assessorato alle politiche sociali, alla persona e alla scuola, che dovrà quindi intervenire invece per ricollocare le persone che attualmente occupano in maniera abusiva in qualche modo quest'area di campo d'estaccio, ed evidentemente anche la parte della crescita culturale, perché vorrei ricordare che durante una prima fase esplorativa, quindi parliamo di parecchi anni fa, quando si tentò di verificare le possibilità di, diciamo, a livello tecnico di procedere alla realizzazione del parcheggio, sono rinvenuti una serie di reperti archeologici che sono attualmente tuttora sparsi su questo campo, quindi stoccati in maniera del tutto casuale su questo terreno. E sul progetto di recupero di campo d'estaccio evidentemente è intervenuto anche l'assessorato allo sport, in quanto si stanno ponendo delle linee per poter recuperare questo campo e di fatto restituirlo alla città. Quindi l'obiettivo era agire in maniera congiunta sia per recuperare proprio in termini di decoro quell'area, un'area molto importante, un'area storica a livello di Roma Capitale, sia anche per accogliere le giuste istanze presentate dai comitati di quartiere e da tutti i soggetti che comunque in quella zona vivono e che riconoscevano anche l'utilità e il valore sociale del campo d'estaccio come momento e come luogo d'incontro. Quindi, ricapitolando, con questa delibera quello che noi andremo eventualmente ad approvare oggi è l'espunzione di campo di calcio d'estaccio dal piano urbano parcheggi, di fatto la restituzione poi successiva con interventi, ripeto, che saranno messi in atto anche da gli altri assessorati, gli altri quindi dipartimenti e uffici, per restituirlo poi progressivamente alla città. Grazie.